どうも、ベラカシの駄菓子達也です。皆さんお元気でしょうか。嫁のね、バーリは、また、この前はドン・ジュバンニが、公演が終わりまして、次はナブッコということで、マリア・ホセ・シーリと、すげえソプラノと、あと、ザネッラ、リッカルド・ザネッラと、で、バッソのね、いいバッソ、ナブッコは、有名な二人が来るんですけど、名前忘れちゃった。ジョージョ・ピータンかな。ピータン、ピエ、ペ、ピエ、ペイ、ピエタン、ピエタン、ペアタン、ペアタン、ペアタンかな。と、あと、アルベット・ガッザーレ。ガッザーレはね、嫁と昔、すごいちっちゃい時に、コーラスでね、一緒のコーラスで歌ってたらしいので、すごい友達で、はい。彼も、ベルゴンツのアカデミアで勉強した人なので、すごい、発声がしっかりしております。それとあと韓国からね、一人バリトンが、セコンドキャストで来るらしいですが、テノールはね、リベラトーレっていう結構脇役とプリモキャストを結構こう、うまいことやってるテノールがいるんですが、まあ、その人で、まあ、結構キャリアがすごい30年ぐらいかな、長いので、すごい安定したすごいいいキャストだと思います。で、指揮はなんとレナート・パルンモっていうことで、すげえなぶっこになると思うので、また興味がある方はぜひバーリーにいらしてください。僕たちはね、今後は今もうバーリーに。ね、冬はやっぱりウイルス怖いので、どこも行かず。娘の幼稚園でもやっぱりオート下痢も流行りつつ、あと、熱とかが出るインフルエンザもちょっと流行ってるらしいので、まあ、気をつけつつ、僕はちょっと頑張っていきたいなと思います。Dimmi, dimmi, amore. Allora, praticamente Renato diceva questo. Diceva, mentre sul primo ingresso di Ismaele, furibondo della sì, lui ha dato una tonalità veramente molto forte, cioè la minore. Ha detto più forte della minore, più drammatico, non avrebbe potuto dare. Quindi lui lì veramente Ismaele secondo lui lì ha una grandissima forza, quindi furibondo della sì. Qua lui dice giusto, una cosa giustissima, io non ci avevo mai pensato. Cioè lui inizia in do maggiore, no? Questo recitativo. Ma non ha il do maggiore in posizione fondamentale, cioè con il do al basso. Lui ha il mi al basso, che toglie forza alla tonalità. Lui dice, avrebbe potuto scrivere questo, e invece ha scritto questo. E quindi lui, secondo lui questa cosa toglie forza al personaggio di Ismaele. E infatti lui dice, su questo recitativo Ismaele è scemo, cioè non ha capito niente, non ha capito niente, perché infatti quella più, diciamo, che ha capito quello che sta succedendo è Fenena. Che infatti gli dice, ma che cacchio stai dicendo? Cioè, nel dì della vendetta chi mai d'amor parlò? E invece lui pensa solamente al fatto che è innamorato di Fenena, cioè continua a parlare da solo per tutto il recitativo, senza che Fenena praticamente gli risponda mai. Perché lui è innamorato, cioè lui diceva, qui lui non è eroe, non è niente, è semplicemente un innamorato. Quindi non dare forza, troppa forza. Lui ha detto, non so, quando dice Fenena, Fenena, ha detto il nome più bello del mondo deve essere per lui quello in questo momento, quindi non dare durezza. Ok? Proviamo. Come più bella,
abbiamo due tempi diversi. Ok, scusami. No, 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 te lo dico per, perché, perché lo, tu lo sappia. Quindi, che tempo vuoi fare? Fallo chiaro da subito. Ok. Thank you.
Dove? Vivo. Questo del mi naturale era un po'. Non era bello il suono. Per il mio popolo. Ok? Per il mio popolo parlare. Ah, per il mio popolo.
Ok. Ok. Più rapido, senza. Asia. Cioè, asi parlar. Esatto, asi parlar. Asi asi. Cioè, non col fiato, sì, ma col fiato, oppure magari lo fa anche se. No, adesso non me lo ricordo, ad esempio, come l'ha fatto, però in questi giorni lo sento, te lo dico come lo fa. Ah, si parla! Sì, certo. Ah, sì, parlor. Ah, sì, ah, sì.
capito, amore? Ok, sì. Bravo. Vabbè, furibondo, quindi cosa devo fare? Furibondo con molto eroico. Bom, 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 molto, bom. Furibondo. Esatto, di Orlando della Sina, della Sina, resta mangia, pari spinta del mondo, della fiera sua lancia. Ok, attento che sei rimasto indietro col tempo, Parte sì, parte sì, parte sì. Parte sì, parte sì. Ancora? Una battuta prima. Sì. Ok, va bene. Fai un attimo ancora Fenena. Morbido. Morbido, morbido. Sì, morbido, morbido, morbido. Fenena, mia diletta. Ok, bravo. Nel dì della vendetta, chi mai d'amor parlò? Misera. Yeah.
Il mio pe. Va benissimo. Non ho fatto sforzato troppo. Grazie a me. Grazie a te. Il mio petto te la strada schiuderà fra mille. Meglio. いかがだったでしょうか。たまにはね、嫁と、ちょっとまあ、根津くんがいた間はできなかったんですけど、まあ、これからまたちょっと自分でこうね、鍛えつつ、頑張りたいなと、思いますので。で、またちょっとなんか逆流性がちょっと出てきた、ちょっとなんかストレス溜まってコーヒーとかちょっといっぱい、一昨日か昨日飲んだので、カフェインのせいでちょっとなんか胃がムカムカするし、なんか、体もなんか調子悪いし、なんかネガティブな感じが、ある感じがするんで。いや、ほんとね、コーヒーはね、マジでやめた方がいいです。まあ、人によりますけど、僕の場合すごいカフェインが合わないので、なんか、カフェイン飲まない方が、カフェイン取らない方がすごい調子がいいので、なんか、イライラしてたり、なんか、不安なことばっかり考えてる人がいたら、コーヒーやめてみるのもいいと思います。はい。ということで、高橋達也でした。オンラインレッスンもね、やっておりますので、また下のあれですか、どしどし。メールください。ということで、はい。高橋達也、2回目かって。高橋達也でした。これがもうちょっと、またね、リコミンチャームということで、リスタートということで、また、再始動。ちょっと1ヶ月ちょっと根付くのために時間を割いたので、これからちょっと自分のために、時間を使って、バシバシ、上手くなりたいなと思いますので、また応援よろしくお願いいたします。すいません。ありがとうございます。では、Ciao, ciao.